Alle 66enne che da quasi un anno vive e dorme nel confessionale della chiesa di Santa Maria del Sile a Treviso. Sono stanco e malato, dice, non chiedo molto. Nuovo appello di Don Giovanni Kirchner, l'affetto dei parrocchiani. Amministrative nei 55 comuni al voto nella Marca, sono 125 i candidati sindaco in corsa. Tra le tante sfide, occhi puntati su Vittorio Veneto dopo lo strappo di Darè con la Lega. A Vicenza la seconda giornata dell'Adunata, Antenna 3 in diretta da questa mattina. Stasera alle 20.30 appuntamento con le fanfare e i cori, domani dalle 7 il racconto della sfilata delle Pene Nere. Adunata a distanza per il 94enne alpino più famoso della Marca, Giancarlo Gentilini, collegato durante la nostra diretta. Ogni anno dice una carica di energia. Un anno fa l'omicidio di Varago e la morte del 17enne studente del Besta a Treviso, presti dei compagni, l'hanno voluto ricordare insieme. La protesta di residenti e opposizioni a Sant'Antonino a Treviso contro la realizzazione di 90.000 metri cubi di nuova edificazione su un'area verde. Virali sui social le immagini dell'aurora boreale della scorsa notte, visibile anche in Veneto ed effetto della tempesta solare. Una cincia allegra costruisce il nido all'interno di un'arnia protetto dalle api, la singolare scoperta di un apicoltore di Vazzola. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati. Il telegiornale di Treviso, dunque, in primo piano torniamo a parlare della vicenda che abbiamo già raccontato ieri. Il 66enne che vive da quasi un anno, vive e dorme nel confessionale della chiesa di Santa Maria del Sile. Oggi è lui a parlare, poi c'è l'affetto dei parrocchiani. Io sono 14 mesi che sono qua dentro, ospite di Don Giovanni. Apro e chiudo la chiesa. Sono forse più di un sacrestano. Non si fa riprendere in volto, ma racconta commosso la sua situazione. A 66 anni vive ormai da più di un anno nel confessionale della chiesa di Santa Maria del Sile, accolto da Don Giovanni Kirchner. Sono stanco. Non sto bene di salute. Vorrei avere una piccola sistemazione. Non chiedo un appartamento io. A me non mi interessa. Una stanzetta con un bagnetto, basta, che posso aprire e chiudere. La richiesta di un alloggio idoneo alle sue necessità. In passato era stato accolto nel vicino dormitorio comunale di via Pasubio. Una condizione di fragilità che richiederebbe un luogo stabile e un'assistenza continuativa. Motivo per cui Don Giovanni Kirchner, che già negli scorsi mesi era stato al centro delle polemiche per aver aperto le porte della chiesa a migranti senza tetto, ha deciso di lanciare un appello via social per cercare di aiutarlo. E noi un alloggio così non ce l'abbiamo e quindi chiediamo se si può trovarlo. Ha diversi problemi fisici che rendono per lui molto precaria l'esistenza, stanno diventando gravi e noi abbiamo paura che stia davvero male. Un materasso a terra, qualche effetto personale posato sopra i ripiani, i vestiti riposti in alcune borse della spesa. Sono passati 14 mesi da quando il sacrestano ha trovato nella chiesa il 66enne. E come cristiani abbiamo messo al primo posto il comandamento principale, che è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E abbiamo accolto Marco come uno di noi, come uno di famiglia, e riusciamo a portargli qualcosa da mangiare. Vediamo che ogni volta che ci avviciniamo a lui e cerchiamo di comunque di aiutarlo, le sue condizioni fisiche sembrano quasi migliorare. A Santa Maria del Sile, 66enne, ha trovato una comunità unita, pronta a sostenerlo. Di qui l'appello rivolto a chi possa aiutarlo a trovare una sistemazione nella zona. Lui qua comunque si sente riconosciuto, cioè sente che in qualche modo non è una casa, ma è un posto dove lui viene chiamato per nome, viene salutato, la gente si ferma a chiacchierare con lui, quindi lui si sente importante per qualcuno. La politica alle 12 di oggi, scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle amministrative di giugno. Nella Marca 55 comuni al voto, sono 125 candidati sindaco in corsa. Elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, i giochi sono fatti. Scaduto alle 12 il termine per la presentazione delle liste a sostegno dei candidati sindaci che si sfideranno tra un mese. 55 i comuni al voto nella Marca trevigiana, 125 candidati sindaco, 156 liste. Sono 4 i centri sopra i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Preganziole e Paese. Ma per questi ultimi due niente ballottaggio, essendoci in entrambi solamente due sfidanti. A Vittorio
Vittorio Giovanni Braido si presenta con 5 liste: la Civica Giovanni Braido Sindaco, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Vittorio, Indipendenza Veneta. L'altra ala del centrodestra sostiene invece Gianluca Posocco. Per lui in campo lista Gianluca Posocco Sindaco, lista Toni Darè e Forza Italia. Mirella Balliana, rappresentante del centrosinistra, si presenta con la Civica Balliana Sindaco, Rinascita Civica, Partito Democratico, Progetto Vittorio Futura, Vittorio Vive. Luisa Camatta, infine, la candidata di Rete Civica per Vittorio Veneto. Tra gli sfidanti a Mogliano, l'uscente Davide Bortolato, che schiera 7 liste. Davide Bortolato Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Coraggio Italia, Forza Italia e Piazza Civica. Giacomo Nilandi, espressione del centro-sinistra, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Civica Spazio Libero. L'ex assessora Giuliana Tocchet corre con le civiche Ascoltiamo Mogliano e Miglioriamo Mogliano con Lino Sponchiado per Giuliana Tocchet, sindaca. Nella vicina Preganziol, Gianni Cestaro è riuscito a ricompattare il centrodestra. Corre con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e la Civica con Gianni Cestaro, vince Preganziol. Dovrà vedersela con Elena Stocco, espressione dell'amministrazione uscente, sostenuta dalle liste Democratici per Stocco, sindaco, lista Galeano, Civica Preganziol al centro, Preganziol in movimento. Centrodestra compatto a paese per l'uscente Katia Uberti, 5 liste per lei, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia insieme alle Civiche Uberti, sindaco e patto per paese. A sfidarla Giuliana Donadi con le liste Paese Vale e Paese Democratico. Tutto questo al netto delle valutazioni della Commissione elettorale. 5 infine i comuni con un solo candidato, Meduna, Ormelle, Refrontolo, San Polo di Piave e Sarmede, dove serve il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto, in cui non si conteggeranno i residenti all'estero, ma dove occorrerà che siano validi il 50% più uno dei voti espressi. Questa è la politica. Prima di andare avanti con la cronaca, facciamo un salto di nuovo a Vicenza. Da questa mattina Antena 3 vi sta raccontando in diretta la seconda giornata della dunata nazionale degli alpini. Un veloce flash da Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Però la dunata nazionale degli alpini di Vicenza, la 95esima, si può raccontare, va vissuta, va siamo, vorremmo esserci di nuovo. Allora velocemente, questa è una donata che va vissuta, va vista, guardatela qua. Io credo che rispetto a Udine, che ho visto l'anno scorso, qui ci sia molta più gente, molte più penne nere. La contribuzione è determinata dal fatto che è una bella giornata, si prevede una bellissima giornata, quella di domani. No, perché questa è la goliardia naturalmente degli alpini. Allora io direi, guardate ancora queste immagini, guardate Corso Palladio quanto pieno è rispetto a Udine, sicuramente molte più persone, stiamo secondo me viaggiando sulle 450.000 persone, però vediamo il sunto della giornata nel servizio che ha preparato il nostro Daniele Garbin della redazione di Vicenza e poi a te la linea allo studio. In esposizione tutto quello che sono i materiali in uso al nostro esercito italiano, chiaramente in specialità alpina, visto che ovviamente la festa alpina, la donata degli alpini. Ovviamente iniziamo col punto di soccorso che è fondamentale per la sicurezza, per un evento del genere. Si sta divertendo? Bellissima, bellissima festa, fantastica, giornata stupenda. Ma dove arriva lei? Noi, siamo qua vicini da Isola e Vicentina. Chiaramente qui non potevamo mettere una parete di roccia vera, è una parete a roccia attrezzata, fatta apposta, che è quella che usiamo anche in addestramento normale noi alpini, e quindi vedi i bambini che si divertono e c'era la coda anche ieri sera fino a tardi. Bella donata, tantissima gente, c'è un po' di movimento, certo. Bella donata come al solito. Ieri mattina con la discesa del tricolore della bandiera dell'ANA e della bandiera dell'esercito, chiaramente era un elicottero di questi che ha portato l'equipaggio del centro sportivo esercito paralutismo. Alpini paralutisti in congedo stanno effettuando questi lanci, saranno 15 paracadutisti in due decolli diversi, sono atterrati i primi tre e atterreranno, stanno per atterrare gli altri quattro del primo decollo.
Gli alpini parautisti in congedo si riuniscono in un'associazione nazionale alpini parautisti che raggruppa tutti quelli che hanno svolto servizio militare negli alpini parautisti. Sabrina, buongiorno, lei sta intrattenendo e allietando insomma tutti i turisti e gli appassionati e gli alpini presenti qui sul ponte con la sua fisarmonica. Quando vediamo che questa modalità è piuttosto inusuale di versare, ma l'importante poi è quello che c'è dentro nel bicchiere. Ma sì, ma ecco, il vino buono lo bevi solo qua dentro. Non, ripeto, non è l'aurora boreale, ma è uno spettacolo di un altro tipo. Sono con gli alpini della nuova generazione, i piccoli alpini, eccoli qua. Ciao, come ti chiami? Vittorio. Vittorio, e tu come ti chiami? Francesco. E Francesco, sono tra Vittorio e Francesco. Signori, gli alpini della futura generazione. Se avete sete, la tazza alla mano, che ci rinfresca. Che si sposa. Purtroppo capita anche nelle migliori famiglie. Forza e coraggio. No, amico, allora, qual è il matrimonio? Il 1° giugno. Da dove arriva? Vicino Vercelli, Borgo Sesia. Dove ha svolto il servizio militare? Aosta. E Padova. Torna da queste parti? Sì. La signora dove ha svolto il servizio militare? Non l'ho svolto il servizio militare. Lo fa a casa lei? Esatto. 365 giorni all'anno. Canta so, su fa due lire, e due lire, su fa tranta so. E poi c'è lui, l'alpino più famoso della Marca, sicuramente, probabilmente anche del Veneto, Giancarlo Gentilini, adunata a distanza per il 94enne sceriffo, collegato ieri sera con le nostre dirette. Sentiamo cosa ha detto. Io ho cominciato le adunate nel 58. Pensatevi, ero universitario, sono andato sotto con il terzo 34 e ho seguito quasi tutte le adunate, salvo qualcuna che è saltata. Ma comunque era una carica vitale che mi... Sai, quando finiva l'adunata si aspettava la prossima con un desiderio, una voglia grandissima di essere in mezzo agli alpini, perché in mezzo agli alpini vuol dire essere in mezzo a persone cariche di umanità, di amore e di affetto per tutti quelli con cui vai assieme. Ecco. Qual è il ricordo più bello della dunata? La dunata, secondo lei, più bella che ha vissuto, e il ricordo più bello? Ah, io ricordo benissimo le adunate di Treviso. Una l'ho scansata perché è stata nel 94 e io sono diventato sindaco 3 mesi dopo. Ma erano una iniezione che mi dava la carica vitale per arrivare fino all'altra adunata. Ecco, era, immagazzinavo una carica, e questa è la natura degli alpini. Vogliamo sempre portare avanti e trovare le energie per essere sempre in mezzo agli alpini, in mezzo al proprio popolo, perché gli alpini sono quelli che amano il popolo e amano il territorio. Le chiedo di farci vedere la penna del suo cappello, perché ci raccontava una cosa curiosa prima: non è una penna qualunque quella che ha nel suo cappello, vero? Carissimi amici, questa è una penna d'aquila
che mi è stata donata da un cittadino austriaco il quale aveva ucciso un'aquila, perché io non sono abituato a mettere le penne delle galline, dei tacchini, eccetera. Io sono nato un alpino e l'alpino deve avere le penne delle aquile, perché io credo che l'aquila domina dall'alto e ogni tanto quando deve colpire, deve colpire. E quindi la mia penna ha colpito nella vita mia di sindaco e tutto quanto. Ho avuto le guardie del corpo perché ero pericolosamente vessato, ma l'aquila, la penna d'aquila dell'alpino mi ha sempre salvato. Un abbraccio a tutti, buona donata e ci rivedremo, a Dio piacendo, alla prossima. Il racconto della adunata continua questa sera alle 20:30 con la diretta e le fanfare allo stadio Menti e poi i cori e poi domani la giornata più attesa allo sfilamento, la sfilata delle penne nere in diretta dalle 7 per tutto il giorno. A seguire poi ci sarà ovviamente il telegiornale di Treviso, ma per tutto il giorno la diretta della sfilata a partire dalle 7. Potete mandare come sempre i vostri messaggi come avete fatto oggi al 351 175 5340. Torniamo alla cronaca. Un anno fa la morte di Ayman, era il delitto di Varago di Maserada, oggi il ricordo della sua scuola. La scuola che frequentava Ayman nel primo anniversario della morte di Ayman ha voluto ricordare in una cerimonia molto intima e molto ristretta solo per i ragazzi e per i familiari di Ayman la figura del ragazzo e purtroppo le modalità molto spiacevoli in cui è avvenuta la sua morte. Questo è il senso della cerimonia organizzata dall'Istituto Besta di Treviso a un anno esatto dalla morte di Ayman Adda Benameur, il giovane allora 17enne ucciso 12 mesi fa a Varago di Maserada, al culmine di quello che sarebbe stato un litigio con Elia Fiorindi accusato dell'accoltellamento. Giovedì prossimo ci sarà un'altra udienza del processo. Intanto nel giardino interno alla scuola è stato ricavato un angolo di commemorazione con palloncini bianchi e qualche ricordo. Ci sono stati attimi di musica e commozione nel ricordo del giovane. I genitori di Ayman ringraziano molto la scuola, sia perché questa non è la prima cerimonia che viene fatta in onore del ragazzo, perché già subito qualche giorno dopo la morte del ragazzo è stato piantato in suo ricordo un albero in onore di Ayman, e quindi nel primo anniversario della morte del ragazzo ricordarlo anche per i ragazzi che sono stati i suoi amici e i suoi compagni di classe, è una cosa importante e di insegnamento anche per tutti gli scolari della scuola. Alla stessa ora la scuola edile di San Pelaio ha piantati 3 alberelli da frutto in memoria di altrettanti giovani studenti che purtroppo non ci sono più. Questa idea ce l'abbiamo in testa da parecchio tempo, perché desideravamo veramente ricordare con un gesto particolare, simbolico diciamo, i nostri adorati Mattia, Bassirù e Giorgio, ok? Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, questa iniziativa che abbiamo intitolato Coltiviamo il ricordo. 3 alberi da frutto, come frutto stavano dando l'allegra giovinezza e l'impegno scolastico di Mattia, Bassirù e Giorgio, studenti della scuola edile di San Pelaio, morti troppo presto. L'istituto ha voluto ricordarli piantando 3 alberi da affidare alla cura degli studenti di oggi e di quelli che verranno, invitando alla breve cerimonia le famiglie dei 3 ragazzi. Mattia Rizzardo di Povegliano aveva 18 anni ed è morto in un incidente. Bassirù Bop, 18 anni anche lui, di San Biagio di Callalta, è annegato nelle acque del Piave per salvare il fratello minore. Giorgio Conte, 15 anni, di San Donà, è stato stroncato da un malore. Per noi Mattia
Giorgio e Bassirù saranno sempre parte di questa famiglia, come siete parte voi genitori, voi famiglie e le famiglie che sono qui, gli insegnanti e i ragazzi ovviamente presenti. Un fiore per ogni famiglia, poi gli stessi studenti hanno messo a dimora i tre alberelli. Per i genitori, i fratelli, i nonni, gli stessi compagni dei tre ragazzi, le parole di Sant'Agostino. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Adesso a Sant'Antonino con la protesta contro la cementificazione dell'area. Flash mob di residenti, comitati di quartiere e opposizioni contro l'ok della giunta comunale al piano di lottizzazione Sant'Antonino 1, che si svilupperà nell'area tra la tangenziale e il terraglio est, all'altezza della rotonda dell'ospedale Ca' Foncello. 90.000 metri cubi di nuova edificazione destinata in parte a fine commerciale. Il centro commerciale più vicino è qua sul Nuvolese, l'altro è qua a Silea. In mezzo non c'è niente, ha ritenuto evidentemente che ne sarebbe visse un altro. È ora di finirla di rubare suolo e verde alla cittadinanza, all'agricoltura, è ora di finirla. Vi sarà un flusso di traffico aggiuntivo particolarmente pesante. Se a questo consideriamo, aggiungiamo anche il fatto che ci sono i 1.000 posti auto previsti della Cittadella della Salute, quest'area sostanzialmente dal punto di vista viabilistico andrà al collasso. È assurdo sprecare un terreno come questo in costruzioni dove non ne abbiamo assolutamente bisogno, come non avevamo bisogno assolutamente del terraglio est, di terminare il terraglio est. Il consumo di suolo sia la più grande vergogna della Regione Veneto e anche del comune di Treviso. Preoccupazione e rabbia tra i cittadini, ma carte alla mano il piano di lottizzazione rientra all'interno dei piani urbanistici. I piani urbanistici non sono la Bibbia, sono a disposizione della cittadinanza e le amministrazioni devono avere la responsabilità di adattare l'interesse pubblico attuale a quello che è quello che c'è scritto nei piani. L'intervento nell'area rientra infatti in un piano di lottizzazione già approvato e che non risulta a fini legali come consumo di suolo, proprio perché inserito nel piano urbanistico che secondo legge regionale stabilisce che il terreno in questione venga già considerato consumato perché adibito alla realizzazione di strutture pubbliche. Necessario, secondo le posizioni, dunque, cambiare le formule del piano. Cambiare quelle che sono delle vecchie distribuzioni di volumetrie e spostarle in posti dove invece servono, non in posti vergini dove non c'è la necessità, ma magari in aree già consumate, e Treviso le abbiamo finché vogliamo, dove indirizzare lo sviluppo. È questa la politica urbanistica che serve alla città di Treviso e che questa amministrazione ha scelto di non perseguire. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo allora con le straordinarie immagini dell'aurora boreale vista questa notte anche nei cieli della Marca trevigiana. Il fascino unico e raro del cielo rosa-viola, immagini che di solito sono appannaggio dell'estremo nord del pianeta e stavolta a disposizione di tutti. Una notte magica, pronta a ripresentarsi nelle prossime ore, e scatti che hanno riempito i social, dal Cansiglio a Cimagrappa, conditi da commenti di meraviglia e stupore, come le foto giunte alla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ci sono arrivate foto veramente, veramente eccezionali, cioè... Sembra di essere in Islanda, invece in primo piano abbiamo il Sacrario Militare di Cimagrappa. Veramente emozionante e spettacolare. È l'effetto, anche qui in Veneto, della tempesta solare che non accadeva da oltre 20 anni. Nei giorni scorsi una macchia solare nel Sole ben più grande del pianeta Terra, si stima intorno alle 20 volte più grande del diametro del pianeta Terra, ma probabilmente più grande anche del pianeta Giove, estendibile e presumibilmente intorno ai 200.000 km di grandezza,
ha creato delle eruzioni di massa coronale che hanno fatto sì che tra ieri 10 maggio, ma anche questa sera sarà possibile 11 maggio, ci saranno queste tempeste geomagnetiche proprio proiettate verso la Terra. Ecco perché anche alle nostre latitudini è stato possibile, soprattutto ieri, a vedere l'aurora boreale. Il cielo non proprio sereno in Veneto ha rovinato un po' l'effetto finale in alcune zone, ma lo spettacolo è stato assicurato comunque. Le prime webcam, le prime foto ci sono arrivate appena dopo l'ora di cena, quindi verso le 22:30, mentre la massima attività, quindi dove l'aurora si è vista in maniera migliore, di colore rosa rosso, è stato intorno alle 3:30 del mattino. Questa sera occhi in alto, perché in caso di cieli sereni potremmo avere un ripetersi di questa situazione. Un fenomeno che non ha un orario preciso per gli appassionati. L'unico consiglio è armarsi di pazienza per un cielo così. Ne vale sicuramente la pena. Occhi puntati dunque anche nelle prossime ore, ancora la natura e le storie incredibili della natura, come la storia di una cincia allegra che fa il nido all'interno di un'arnia e questo nido viene protetto in un certo senso dalle stesse api, accade a Bazzola. Stanno crescendo bene questi piccoli di cincia allegra, protetti dal luogo singolare scelto dalla mamma per fare il nido, ovvero all'interno di un'arnia. Ad accorgersi di questo evento più unico che raro, Davide Feletti, che sta dedicando la sua vita all'apicoltura, portando costantemente in giro per tutto il Veneto le sue numerose casette. E su una di queste, in casa di Valerio Nadal, sulla piana della Sinistra Piave tra Tezze e Santa Lucia, l'altro giorno ha fatto questa singolare scoperta. Aprendo il coperchio mi sono accorto della presenza di questo nido e della presenza anche della mamma dell'uccello che stava covando le uova, 7 uova, e le stava appunto proteggendo e covando. Ma come ha fatto ad entrare nell'alveare? Dal portichetto d'ingresso lei ha trovato la fessura. Ma le api non l'hanno attaccata? Di solito le api, se tu entri nel loro alveare, ti attaccano. Evidentemente la natura ha sempre qualcosa da insegnarci e da stupirci. Di solito non permettono l'ingresso di animali estranei, in questo caso hanno deciso che questo povero uccellino aveva la possibilità di entrare e di nidificare all'interno. La cosa simpatica è che effettivamente mantengono una temperatura costante di 36 gradi nell'arnia e quindi l'uccellino ha avuto modo anche di avere un aiuto nel riscaldamento di queste uova in questo periodo dell'anno veramente altalenante dal punto di vista climatico, dove siamo passati da temperature di 29-30 gradi a temperature vicine allo zero. Ma quello che deve farci riflettere, sottolinea Davide, è che la cincia allegra per le api non è solo un uccellino. Le cincie allegre sono insettivori, per cui si nutrono anche di api. In questo caso le api avrebbero a maggior ragione la necessità di tenerle lontane, se non altro. Evidentemente quest'anno particolare ha fatto sì che loro possano anche convivere da questo punto di vista. Le api avranno deciso che una piccola parte delle loro larve potevano essere sacrificate per alimentare questi piccoli uccellini. Quindi accettare di proteggere e far crescere un nemico in arnia, conclude Davide, non è solo un gesto di coraggio per queste api, ma è soprattutto amore per la vita altrui. Loro sono riusciti a farlo, noi esseri umani a volte abbiamo qualche difficoltà nel riuscire a gestire questa cosa anche tra di noi. Davvero una storia davvero edificante dalla natura. Adesso a Nervesa della Battaglia con gli auguri per i 100 anni della signora Lina Olivotto. 100 anni, cara. Sì, mamma mia. Che traguardo. Mamma mia. Sai cosa dicevano nella Bibbia? Che chi arrivava a un'età così avanzata vuol dire che era ancora più benedetto da Dio. Ah, ecco, allora meno male. È con la benedizione di Don Flavio che inizia la giornata del 100° compleanno di Lina Olivotto. Auguri, mamma. Nativa di Nervesa della Battaglia, Lina si trasferisce a 12 anni dalle zie paterne a Bergamo, dove lavora fino ai 24 anni come dama di compagnia di una contessa. Tornata nel paese natio per stare con i genitori, incontra subito quello che sarà il suo amore della vita, Antonio, che per paura tornasse in Lombardia le ha chiesto di sposarla solo 3 mesi dopo averla conosciuta. Un matrimonio che ha dato a Lina e Antonio 3 figli, 6 nipoti e 3 pronipoti, il più piccolo Giovanni di 2 anni e mezzo.
stesso. Non ha dubbi Lina sul suo ricordo più bello in 100 anni di vita. Mi ricordo più bello quando ho comperato il primo figlio. Ha lavorato a lungo come bidella nelle scuole di Nervesa e poi dopo la pensione si è dedicata alla vita da nonna. Una maestra di vita, la racconta la figlia Eleonora, mamma sempre presente e donna emancipata. Auguri alla signora Lina. Prima di andare a Belluno, un flash di sport. 25-24 la vittoria in extremis del Benetton Rugby nella trasferta sudafricana contro gli Sharks di Durban, una vittoria molto importante in chiave playoff. Dunque 25-24 la vittoria dei Leoni biancoverdi del Benetton Rugby, che vi racconteremo domani nel nostro telegiornale. Adesso andiamo nel bellunese. Bellunese, dove la protezione civile regionale sta monitorando la zona dell'Alpago interessata da uno sciame sismico di 3 lievi scosse di terremoto comprese tra il grado 1,3 e 1,9 della scala Richter che si sono verificate a partire da questa notte. Nessun danno a cose e persone, fa sapere l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, ma l'attenzione resta massima anche alla luce dei recenti sismi registrati a fine marzo nelle aree contigue della provincia di Pordenone. Lo ricorderete, lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali. Quindi monitoraggio costante in Alpago per questo sciame sismico. E a proposito di protezione civile, continua il tour della protezione civile nelle scuole del Veneto, la tappa a Valboite di Cortina. Prove di terremoto all'istituto Valboite di Cortina d'Ampezzo. Allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Anche questa volta l'esercitazione è andata bene e gli studenti coinvolti nel tour 2024 Scuola Sicura Veneto si sono potuti confrontare con un format ideato per accrescere l'importanza dell'autoprotezione e per diffondere fra i giovani la cultura della protezione civile. Sono convinto che la cultura della sicurezza passi attraverso le scuole. L'obiettivo è realizzare un'esercitazione di protezione civile, in questo caso è stato simulato un terremoto con l'arrivo dei soccorritori, tutte le procedure, quindi le verifiche delle procedure, ma anche con il coinvolgimento dei ragazzi da veri protagonisti. Scuola Sicura compie 9 anni ed è un'iniziativa apprezzata soprattutto dagli studenti, la cui partecipazione attiva è fondamentale per testare e diffondere, magari anche in famiglia, le buone pratiche dell'emergenza. Un'iniziativa che ritengo importante e sulla quale vedo che stanno iniziando anche iniziative delle singole scuole e dei singoli comuni, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che siamo sulla strada giusta. Sotto la guida tecnica del personale della protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco, alle forze di polizia, ai sanitari e ai gruppi locali di protezione civile, gli studenti del Valboite hanno analizzato le azioni compiute durante l'esercitazione. Momento spettacolare, l'arrivo e l'atterraggio dell'elicottero del SUEM 118 per una simulazione di soccorso. La mattinata si è conclusa con la consegna ai ragazzi di un volumetto in cui sono custodite le principali regole e i rischi da conoscere, assieme ai riferimenti locali di protezione civile. Adesso in Val di Zoldo, dove è previsto un importante ampliamento della locale struttura per anziani. Una firma che vale 7 milioni di euro, quella posta sull'accordo di convenzione siglato tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Val di Zoldo per il progetto di ampliamento della struttura che ospita il Centro Servizi Socioassistenziali Santin alle porte di Forno di Zoldo. Di questi, circa la metà, 3 milioni 750 mila, sono erogati dal fondo, la parte restante dal Comune Baricentrico dello Zoldano. Devo fare i complimenti all'amministrazione comunale di Zoldo perché ha creduto in questo intervento, che non dà grande visibilità ma dà grandi risposte ai cittadini, soprattutto ai cittadini di una certa età. Ampliamento che si concretizza nella messa a norma di 49 nuovi posti letto a disposizione della struttura, 29 al secondo piano dell'edificio attualmente esistente, più altri 20 che saranno collocati in un nuovo plesso adiacente collegato al primo tramite un volume cerniera disposto su 3 piani. Per il presidente del fondo Dario Bond, solo il primo di tanti investimenti a favore delle fasce più deboli della popolazione. Il Fondo Comune di Confine investirà ancora in questi interventi e soprattutto in zone in cui c'è un distacco tra la sanità del territorio e la popolazione, perché questi interventi e questi luoghi diventano anche dei centri di riferimento per la sanità complessivamente della popolazione.
Vediamo anche nel bellunese le immagini senza mozzafiato dell'aurora boreale, questa volta nel cielo delle Dolomiti. In queste immagini straordinarie di Omar Breda, riprese dalla Piana del Cansiglio, si vede chiaramente l'evolversi dell'effetto cromatico prodotto dall'interazione delle particelle provenienti dalle tempeste solari che si scontrano con quelle dell'atmosfera terrestre. Negli scatti che vedete, dalle prealpi al lago di Misurina, tutti con il naso all'insù, anche nel bellunese, per ammirare un fenomeno tanto raro quanto spettacolare che potrebbe riproporsi anche nelle prossime ore. Nell'attesa dell'aurora boreale, vi ricordo allora questa sera, fra pochissimo, 20:30, si torna a parlare di alpini, le fanfare dello Stadio Menti, i cori e poi domani mattina dalle 7 la lunga diretta per la sfilata. Vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile, bel tempo e clima gradevole domenica 12 maggio. Vediamo il dettaglio con l'aiuto della grafica. Sul Veneto tanto sole e cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti dal pomeriggio tuttavia non è escluso qualche temporale possibile fin verso le pianure circostanti. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 21 e 26 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato. Sulla zona montana avremo addensamenti pomeridiani con possibili rovesci associati. Temperature minime sui 14-16 gradi, massime intorno ai 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà in gran parte soleggiato, poi avremo locali annuvolamenti e qualche temporale sparso. Temperature minime sui 13 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.